Situazione sempre molto preoccupante in Valfino, che ormai da 2 giorni è stata dichiarata a tutti gli effetti zona rossa, visto il numero elevato di contagi accertati e la forte preoccupazione che questi numeri siano destinati a salire. In collegamento Skype, il sindaco di Bisenti, Enzino De Febis, conferma come nessun caso di positività è stato attualmente riscontrato sul suo comune, ma invita tutti a non abbassare la guardia per nessun motivo. La situazione, anzi, adesso forse è il momento peggiore, perché l'ordinanza è stata mandata ieri e ancora non si capisce bene come debba funzionare. Abbiamo seri problemi perché stanno chiudendo le strade come deve essere, e tra parentesi adesso le forze dell'ordine fermano pure i camion che approvvigionano i nostri supermercati, quindi non vorrei che da una cosa fatta per bloccare un virus blocchiamo e facciamo morire di fame la gente. Per quanto riguarda la filiera agroalimentare, è sicuro che la gente si possa, che i camion si possano spostare e possano rifornire i supermercati. E dobbiamo chiarire questo con le forze dell'ordine. Come la situazione è andata nel suo comune, come l'hanno presa anche i vostri concittadini? I concittadini forse aspettavano, anche se irresponsabilmente, perché continuano a muoversi, quindi vuol dire che non hanno capito bene quello che sta succedendo. Nella nostra comunità noi diciamo che siamo i fortunati, siamo l'isola fortunata all'interno della vallata, perché noi non abbiamo casi positivi al momento, ringraziando il Padre Eterno, speriamo di potersi mantenere in questo modo e andiamo avanti. Passerà tanto tempo per colpa nostra, perché se non riusciamo a capire che dobbiamo stare fermi a casa, noi propagheremo il virus in ogni luogo e non ne veniamo fuori. È importante restare a casa. Non riusciamo a capire che se noi ci fermiamo, si ferma pure il virus. Se non ci fermiamo, il virus continuerà a transitare da tutte le parti. Dal San Massimo di Penne arriva una nuova denuncia da parte della Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, la quale parla di condizioni di lavoro ad alto rischio per quanto riguarda il personale impiegato nel reparto dedicato ai malati Covid-19. È da una settimana che stiamo cercando di contattare la Direzione Generale di Pescara per prendere provvedimenti, ma in particolare voglio soffermare su alcune cose essenziali. Noi abbiamo 3 medici in malattia, il primario in malattia, sono rimasti in servizio 3 medici ai primi incarichi. Per carità, sono dei bravissimi ragazzi e tutto, ma non hanno esperienza in questo campo di infettologia. Appena c'è bisogno di un vettologo, almeno che venga una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, c'è bisogno di un pneumologo, perché il coronavirus è purtroppo di materia di insufficienza respiratoria, cioè ci vuole l'infettologo, ci vuole il pneumologo. Senza di questi io non riesco a capire come posso andare avanti. Anche il personale è disperato, mancanza di personale che lo stiamo dicendo tantissimo tempo. Gli spogliatoi, la stanza filtro per andare qua, gli infermieri, gli OS non ce l'hanno. Per come spogliatoi c'hanno uno studio di un medico andato in pensione, dove ti cambi e vai dentro al reparto. Questo non è possibile. Mettiamo il personale a rischio, mettiamo i pazienti a rischio perché non c'è un pneumologo, non c'è un infettuologo. Cioè io non riesco a capire che modi sono di gestire un reparto in questa maniera. Penne non è una popolazione di serie B, lo devono capire una volta per tutte queste cose, perché non è possibile che si dimentichino sempre di Penne. È arrivato il direttore sanitario facendo funzioni, il dottor Del Duca, è venuto qualche giorno, non si vede più, oppure viene, vabbè che è successo, molto generico su queste problematiche. Appena ci sono dei professionisti, molti sanitari hanno avuto anche la possibilità dell'infezione, quindi io non riesco a capire questo modo di comportarsi nei confronti degli operatori dell'ospedale di Penne. È una cosa ingiustificata, indegna e vergognosa. Intanto, nella serata di ieri, la comunità di Pianella è stata scossa dalla notizia del secondo decesso per coronavirus. La vittima, una giovane donna di 44 anni, che pare non avesse nessuna patologia grave pregressa. Purtroppo, nella tarda serata di ieri, ci è stato comunicato il decesso della donna di 44 anni che si trovava già ricoverata e che purtroppo non ce l'ha fatta. Ci sono altri 2 casi di positività sul nostro territorio, sono 2 casi che non hanno alcun collegamento tra di loro, e un uomo di 73 anni e un altro uomo di 54. Ovviamente
Abbiamo attivato tutte le procedure di avvertimento alle famiglie, sono state avviate le attività per l'assistenza in regime di quarantena e la situazione è gestita secondo i protocolli ordinari.